tre chilometri alla conclusione, un uomo solo al comando, lo spagnolo Alejandro Valverde della Movistar, ha un vantaggio di 1 minuto e 10 secondi sul gruppettino dei migliori comprendente Van Garderen, Froome, Nibali, un Nibali peraltro non in condizioni smaglianti, la maglia gialla Wiggins, il belga Van den Broek che ha provato l'attacco e il francese Pinot. Per Valverde, da ricordare la vittoria nella Vuelta del 2009, il successo nella Parigi-Nizza nel 2005 e poi la Liegi-Bastogne-Liegi, la Freccia Vallona nel 2006, ma coinvolto in storiacce di doping, è stato fermato per oltre un anno, è rientrato adesso, speriamo più pulito, comunque ha fatto una buona azione e sta meritando il successo, anche se mancano 2 km e 900 metri alla conclusione e il vantaggio di Valverde nei confronti del gruppettino dei migliori sta scemando, 1 minuto, ma vedo Nibali in difficoltà, ha perso le ruote di Pinot e di Froome e anche di della maglia gialla Wiggins e dunque qualche piccolo problema per il nostro campione che aveva condotto sin qui un Tour de France brillantissimo ma che evidentemente sta pagando lo scotto della molta fatica accumulata nelle tappe precedenti. Si volta ancora Valverde a 55 secondi a 2 km e 700 metri dal termine, respira con grande fatica mentre Froome e Wiggins come un treno espresso stanno lasciando la compagnia. Nibali scatta sui pedali, cerca di accodarsi al gruppettino di Pinot, questa è la situazione, 2 km 300 metri alla conclusione, 46 secondi di vantaggio soltanto per Alejandro Valverde con Froome che sta portando in carrozza letteralmente Wiggins, i due compagni si parlano in qualche modo, Wiggins ha dato via libera a Froome, vuoi andare a vincere la tappa? Provaci, ma ormai mancano pochi chilometri, soltanto 2200 metri e il vantaggio di Valverde è ancora discreto, 45 secondi. Froome e Wiggins, davvero i due campioni della Sky, stanno facendo il vuoto, di nuovo in crisi Cadel Evans, il terzo posto di Vincenzo Nibali non è in discussione, ma indubbiamente da questa tappa volevamo e speravamo qualcosa di più, ma evidentemente lo squalo dello stretto non ne ha più, ha condotto un grande Tour de France e occorre fare i complimenti sia a lui e soprattutto a Froome e Wiggins. Adesso Froome ha avuto il via libera dal suo capitano, credo che i due vadano abbastanza d'accordo, ricordo che Froome ha un ritardo di 2 minuti e 5 secondi nei confronti di Wiggins, adesso si volta ancora Froome, secondo me ne ha veramente più del suo capitano, rallenta, si ferma, cerca in qualche modo di confortare Wiggins che è parso in leggera difficoltà a 1 km e 900 metri dalla conclusione, soltanto 40 secondi di vantaggio di Valverde nei confronti di Froome e di Wiggins. Nibali si è agganciato a Van den Broek, lo segue, lo marca e bene fa perché Van den Broek è il quarto in classifica generale anche se il suo ritardo è consistente, vediamo anche Van Garderen, la maglia bianca, il nuovo capitano della BNC perché anche questo pomeriggio Cadel Evans, il trionfatore del Tour dello scorso anno, ha ceduto quasi di schianto sulla salita che porta a Peyragudes, siamo nei Pirenei, è la crasi fra Peyre-sur-Orb e Lesagud, due stazioni sciistiche che si sono consorziate e hanno dato dunque vita a questa nuova località Peyragudes, dove si concluderà questa frazione che era partita da Bagnères de Luchon. Sempre Froome che si volta per vedere se Wiggins è alla sua ruota, nel frattempo il vantaggio di Valverde è sceso a 33 secondi ma mancano 1 km e 500 metri e dunque c'è la possibilità per lo spagnolo di andare a conquistare una vittoria importante, aveva già vinto una tappa al Tour de France del 2008 e questa sarebbe la seconda, ma sappiamo tutti quanto sia stato chiacchierato Valverde, fermato per 2 anni dalla giustizia sportiva. Vincenzo Nibali prova ancora il tentativo di aggancio al gruppettino dei migliori, ma veramente non ne ha più il corridore, lo squalo dello stretto, al quale occorre, lo ripeto, ancora fare i complimenti. Intanto saluto e ringrazio Paolo Ranaldi che mi assiste alla parte tecnica e non solo. 30 secondi a 1 km e 300
300 metri alla conclusione, mentre Basso anche lui ha ceduto insieme a Cadel Evans, mentre Valverde sta transitando con un vantaggio di 30 secondi sotto lo striscione dell'ultimo chilometro, a circa 150 metri di vantaggio nei confronti di Valverde e di Froome. Si è anche agganciato il corridore della Franche des Jeux Pinot, vincitore di una tappa in questo Tour de France, e c'è adesso un terzetto composto da Wiggins, Froome e Pinot. Nibali è più indietro, il terzo posto non è per fortuna in discussione, ma tutti si aspettavano il grande attacco di Vincenzo Nibali. Evidentemente le fatiche nelle tappe precedenti hanno un pochino condizionato il capitano della Liquigas, che ha fatto comunque un grande Tour de France. È vero pure anche che naturalmente Wiggins ha trovato Froome, forse oggi a Nibali è mancato il sostanziale apporto di Basso. Ma il problema è che quei due, credo che Franco Bitossi mi possa essere buon testimone, ne hanno di più, vanno meglio, vanno su tranquilli. Credo, Franco Bitossi, che Froome sia addirittura più in forma del suo capitano, ma motivi di scuderia, già hanno avuto problemi in Sky con Cavendish, insomma se succedesse una guerra interna ci sarebbe la rivoluzione. Credo però che Froome sia la vera grande rivelazione di questo Tour de France. È d'accordo, Franco? Io sono d'accordo, perché ha fatto delle cose anche oggi, magari forse non andava bene che si comportasse così, perché cercare di staccarlo, insomma, accelerava, lo levava da rosa, poi lo aspettava, non è stata una bella cosa, doveva andare via a regolare con il suo capitano e basta, insomma, e non basta, dimostrare certo magari quel qualcosa intanto, in più che oggi ha avuto. Intanto come la interrompo perché è arrivato al traguardo Valverde, il vincitore dunque di questa tappa importante, l'ultima pirenaica, c'è la volata per il secondo posto impostata da Froome nei confronti di Wiggins. Froome va a conquistare il secondo posto con un po' di rabbia, al terzo posto si classifica Wiggins, poi ecco alla quarta posizione Pinot, arriva anche Roland Van den Broek che guadagna un po' di secondi nei confronti di Vincenzo Nibali, ma poca roba. Per fortuna Nibali sta arrivando, taglia al traguardo, fatica però perché respira a pieni polmoni, è stata una sofferenza quest'ultima salita. Ecco Van Garderen, la maglia bianca di leader della classifica dei giovani, che chiude dunque questa tappa in ottava posizione. Adesso mancano gli altri, Cadel Evans ha ceduto di schianto anche il corridore spagnolo Zubeldia, e dunque in qualche modo tutti hanno pagato dazio. Arriva sul traguardo il corridore Van Endert, anche fra poco Kloden, Menchoff, Horner e Van Garderen è già arrivato, e dunque sgranato questo gruppettino. Ricordo la vittoria di Alejandro Valverde, lo spagnolo vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi e della Freccia-Vallona nel 2006, poi fermato per doping, vincitore della Vuelta 2009. Insomma, si è preso una bella tappa. Nibali ha perso qualche secondo, un po' acciaccato, ma Wiggins e Froome hanno messo una definitiva ipoteca su questo Tour de France, perché davvero a cronometro non consentiranno a nessun avversario di avvicinarli, anzi daranno loro qualche legnata, tipo nell'ordine di 2-3 minuti.